Ciao bello! Đầu như một tiền đạo, đó là bàn thắng đầu tiên. Đi bóng rất lạc léo vào, mặc dù bị kẹp rất chặt, anh vẫn có thể luồn được qua người đối phương. Ở đây là hậu vệ Valanciunas đang tới đây. Napoli từ hai bên cánh nhiều hơn, nhưng Raspadori không phải là cầu thủ như vậy. Nguy hiểm, sai lầm của cầu thủ Lazio đã thua thứ hai. Đúng trong giai đoạn mà Napoli đang chơi không tốt và đội chủ nhà chơi tốt nhất thì Lecce đã thủng lưới bàn thứ hai và đó là một tai nạn. Sono spiazzato, ragazzi. Non me lo sarei mai aspettato. O meglio, un risultato del genere potevamo aspettarcelo, ma non mi aspettavo una partita del genere. Niente. Anche oggi, purtroppo, arriva un'altra sconfitta. Rocky Balboa era un pugile dove incassava di brutto, stava lì per perdere, ma poi si rialzava sempre. Oggi il Napoli con Lecce così. Napoli, you don't know, the boys in blue winning the league. You know, nobody can catch up to Napoli right now. That's tough, Serie A. Napoli winning this, what do you call it? Spireto? I don't remember. Cosa vi ho detto? Il Napoli sarebbe tornato a vincere. E l'ha fatto con fatica, vincendo 2-1 contro Lecce. Per molti una partita che poteva sembrare scontata. Ma Lecce è una squadra che ha messo in difficoltà tutti. Dai, complimenti al Napoli che anche stasera vince. 100 bellezze, Napoli 100 bellezze, è tornato il Napoli 100 bellezze, ragazzi, un mattoncino alla volta, arriviamo alla fine, perché ho visto, sono stato a Napoli, ho visto che vi state preparando. Siamo all'86esimo, Lecce-Napoli 1-2 per il Napoli. Ragazzi, stiamo qui negli ultimi minuti finali a vedere cosa succede in questa partita. Un Napoli che per il momento sta vincendo, un Napoli che conferma quello fatto finora, nel senso che il Napoli quest'anno in qualsiasi competizione, dal momento che veniva una sconfitta, seguiva una vittoria. Guarda, ma che culo brutto che c'avete! Quando vi vedo un po' stanchi, arriva l'autogol di Falco, che ve lo siete accattati. Innanzitutto il Napoli continua a essere una grande squadra, perché anche se dà segni di crisi, anche se dà segni di essere un pizzico, e mi è sembrato anche stasera di vedere un pizzico forse indietro a livello di condizione, però non va oltre alla singola sconfitta. Poi la partita dopo, qualche segnale lo dà, porta a casa la vittoria e aiuta molto, ragazzi, perché poi entrare nel circolo della crisi è un attimo, no? Perciò se inizia con 1-2, insomma, e dopo la botta presa settimana scorsa, non era semplice, perché andare a Lecce non è semplice per nessuno. Il Napoli reagisce alla sconfitta sonora contro il Milan e si prepara all'altra sfida, questa volta molto più importante, proprio contro il Milan stesso.
ed è una partita, quella di oggi, di reazione, di risposta, di carattere, vinta anche di forza, ma una partita tosta. L'altro giorno ho visto un video dove uno diceva: il Napoli è stato smascherato, per batterlo l'importante è che marchi Lobotka e la fonte del gioco finisce. Sì, ma lo devi marcare bene però, sennò ti fa queste partite del genere, te la incarta. Guardavo la partita del Napoli e la conseguente vittoria e guardavo Di Lorenzo, la partita che ha fatto, strappalacrime, dando l'anima. Lui è credibile dando l'anima. Oggi la partita di Di Lorenzo è strappalacrime. Lo ribadisco, la partita, la performance, la prestazione che ha fatto Di Lorenzo è strappalacrime. In ottica campionato, ragazzi, questa è una vittoria che ovviamente dà morale per come è arrivata. Comunque è sempre una vittoria, quindi sicuramente aiuterà il Napoli ad essere un po' più tranquillo in vista delle prossime di campionato.